He says it's time to go. Now we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good, good. All right, y'all ready? Yeah. Okay. All right, y'all stay close, okay? You tried this before? Yeah. That's comforting. Relax, old man. I just hope you know the way. Prima ti rubo tutto, no, chiedo dove veniamo, ok. Non c'è nulla che posso rubarti. Ma proprio zero. This way. Andato di sopra o di sotto? Di sotto, quindi noi andiamo di sopra. Ciao raga. Oppure non andiamo di sopra. Marmocchi sempre in mezzo ai piedi. Da qui no, non si fa il giro. Ok, meglio rimettere un'arma silenziosa. Cavolo, lo sapevo. L'ho capito nel momento in cui lui si è girato per tornare indietro. Ho detto è strano, perché lo sta facendo? Perché è programmato. Sa che adesso quelli si stanno girando e quindi si gira anche lui per non farsi beccare. Andiamocene di qua, amico mio. Dovrebbe andare bene. You got moves, man. Grazie. Oh. Dimmi che non lo vede. Fatto bene a portarlo un po' più indietro. Ma a chi sparano? Veloce. C'è qualcun altro? Sento musica, non so se... Ok, tutto ok, raga? Non sei molto sveglio. Ce n'era uno molto lontano. Esatto, in quella direzione. Ma forse... Ok, da come agita le braccia è un infetto. Ah, ecco. Ecco a chi è che spara. Ci sono due sentinelle. Beh, se lancio... Hold up. There it is. There. Il fumogeno, ovviamente si insospettiscono. Devo passare di sotto mentre sono impegnati a guardare di là. E adesso guardano verso di me. Via.
Quello sulla luce non ha elmetto, ma è comunque rischioso. Credo che... beh, non sembrano esserci altri di guardia. C'erano solo quelli là fuori e questi qui immediatamente sotto. Quindi forse se li becco entrambi... quelli non c'erano. Ah, buongiorno. Vabbè, generazione spontanea della materia, ho capito. Tre al prezzo di uno. Mica male. Beh, avete mica qualche risorsa su di voi? Non sia mai, eh. Non sia mai. Non vedo mattone, niente. Beh, volete farmi credere che è aperto? Raga, odiatemi. Odiatemi. Non c'entra niente il gioco. Non lo so, forse è questo periodo. In questo periodo sono ancora più attento ai dettagli del solito. Raga, se c'è questo sistema di chiusura... no, non aspetto, devo dire adesso sta cosa. Se c'è questo sistema di chiusura, perché il coso non era chiuso e noi l'abbiamo potuto aprire? Perché? Cioè, dai, non ci credo, in un posto del genere dimenticano di chiudere. E non è che l'hanno aperto per far uscire pattuglie, perché quelli sono usciti alla finestra. Cioè, chi se ne frega, per carità, non è un problema, ma... madò, sto notando un quantitativo di dettagli che mi sto stupendo da solo. Keep your eyes open, we ain't out of this mess yet. Mi sto facendo paura da solo. Come saliamo lì? Vabbè, ci diamo una spinta. All right, check it out. We're good. Sam, let's go. All right, kid, come on. There you go. Come on. Shit. Hurry, hurry. They locked it. Hey. Gotcha. No. Okay, we gotta get him up. I'm sorry. We're leaving. What? What is this bullshit? Hey, now! What the fuck, Henry? We stick together. Sì, tutto molto bello ed eroico, ma la verità è che non possiamo fargli una colpa per averci lasciati. Che culo. Non è il caso di farsi prendere dal panico. Ok, forse è il caso di farsi prendere dal panico. Ah, troppo. Ci ho messo un casino a raggiungerlo. Oh fuck. L'arco non è adatto, ma manco per cavolo. Quanti siete innanzitutto? Uno solo, non ci credo. Ah, ok, tre. Sì, vieni. E siamo a due.
Really? Variamo un po'. Da bravo. Lo si fa le passeggiatine. Chi è? Forse era Ellie che gli sparava. Ma dai. Va bene. Avviciniamoci un pochettino. Ellie sei tu? Sì. Ciao. Dove sei? Che carina. Sul serio? Va bene. Non c'è fretta. Siamo qui tutto il giorno se serve. Piano, bravissimo. Oh, Ellie, guarda, si fa così. Oh, complimenti, hai preso la bottiglia. Perfetto. Che? Dai, l'ho preso fra gli occhi, non sull'elmo. Adesso mi sono un po' rotto il cazzo. Voglio finire con una mattonata sui denti. No! Ho riso troppo quando il mattone gli è volato accanto. Ai ai ai. Va bene. Ma non posso potenziare l'arma. Ok. Zero munizioni. E se non sbaglio anche con exactly. Va bene. Andremo di shotgun. Nessun altro nei paraggi. Suggerimenti non credo siano necessari. Porca miseria. Bullets you have left. They're gonna kill us. What other choice do we have? We jump. No, it's too high and you can't swim. I'll boost you up, you run past them. You'll keep me afloat. Ellie. No time to argue. Ellie! Damn it! Henry! He's awake! Hey, you. We're alive. Okay. See? What'd I tell you, huh? He's good. Everything's fine. You know, Sam's the one who spotted you. You guys have taken quite a bit of water. What's wrong? Henry! Get back, Sean! Hey! He's pissed, but he's not gonna do anything. You sure about that? Stop! Joel? He left us to die out there. No. You had a good chance of making it, and you did. But coming back for you meant putting him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you. He saved me too. We would have drowned. Hey,
fine. I'm okay. You know, for what it's worth, I'm really glad we spotted you. Now, that radio tower, it's on the other side of this cliff. Okay? Place is gonna be full of supplies. You're gonna be really happy you didn't kill me. Hey, we're gonna search this area. See what we come up with. Sì, ok, capisco tutta la tensione di momenti del genere. E ripeto, avevano ragione a abbandonarli. Però che poi mi dice una frase del tipo: beh, avevate molte possibilità di sopravvivere. Infatti ce l'avete fatta. Ok. Meglio evitare certe frasi. Let's go find that radio tower. Ok, detto questo, altro motivo per cui Ellie mi sta antipatica, perché si è comportata da ragazzina immatura del cavolo. Ma non mi piace il tuo piano, allora ti costringo a fare il mio, che è oggettivamente una stronzata. Non me ne frega niente che in realtà le cose alla fine sono andate bene perché siamo in un videogioco e quindi le cose vanno secondo il copione. E mi dà del cazzo saltare. Ma avete idea di quanto è alto quel coso? Avete idea di due o tre leggi della fisica? Lo dico proprio per rompervi i coglioni. Avete idea? Forse no. È un'idea proprio stupidissima. Poi ovviamente, per carità, tutto molto bello che lui, che dovrebbe affogare solo per il peso che c'è nello zaino, si è gettato appresso a lei perché non voleva abbandonarla. E addirittura l'ha protetta e si è beccato una schienata su uno scoglio che probabilmente avrebbe dovuto spezzargli non so di preciso quante ossa e ucciderlo per la... vediamo, quindi doveva morire per l'impatto con l'acqua, doveva morire affogato per il peso, doveva morire sullo scoglio. Sì, insomma, è sopravvissuto 14 volte. Sta scena è totalmente così per fare il legame tra lui e lei. Però sì, sono io che critico, non vi preoccupate. Andiamo avanti. Regà, arriveremo a fine. No, non arriveremo a fine let's play, io lo so. E maybe we can find something in that boat over there. Ah, sono loro che parlano questi sottotitoli. Ti fidi? Ok. Regà, io di solito non tengo d'occhio il numero degli iscritti, perché lo sapete se mi seguite da tempo, non me ne frega niente. Non me ne frega niente nel senso, per carità, mi fa piacere che ci siano delle persone a cui piace quel che faccio, mi fa piacere che quel numero di persone aumenti, però non sono dipendente da questa cosa, non cerco fama, non cerco approvazione, sono genuino, faccio quel che caspita mi pare, eccetera eccetera. Quindi in quel senso non tengo d'occhio il numero di iscritti, però per questo let's play sarei quasi curioso, perché secondo me casino di gente si disiscrive strada facendo. Ai ai ai. Ma il granchiettino, che carino. E devo ripetervi per la milionesima volta che, regà, so così, io so rompipalle, io faccio sempre ste analisi, ste osservazioni, non c'entra The Last of Us. Quindi state tranquilli. Regà, facciamo una petizione. Cambio il nickname del canale, non più qualcuno, ma simpatico rompicoglioni che ha ragione. Tipo, secondo me è un nickname azzeccato. Keep your eyes peeled. Sì, signore. Rompicoglioni perché sì, ovviamente. Però credo di essere simpatico nell'essere rompicoglioni. E credo di avere ragione comunque quando rompicoglioni. Quindi, simpatico rompicoglioni che ha ragione, sembra un nickname che dice molte più cose di me rispetto a qualcuno. Oh! Vediamo se ho gli occhi di falco. No, non ho gli occhi di falco. Ok. Da lontano credevo che quella piantina si potesse raccogliere. Dov'è Ellie?
Ah, probabilmente ci siamo persi qualche dialogo che avrebbe potuto fare qui. Ellie, found another one of them comics. Oh, I'll read that later. Ma va bene. Barca. Pare che abbiamo evitato il caos e la follia per bla bla bla. Se trovate il mio scheletro, fatemi un favore, non camminatemi sul teschio. Grazie. Qualcosa nella stiva? A parte un po' di marciume. No. Si prosegue di lì o di là? Go this way. Sì, c'è giusto. I thought you might shoot him. Yeah, almost did. They're all right. I think it's good to have him around. I think you're right. Beh, sì, alla fine abbiamo. Yeah, had a 60 foot yacht. Really? No. Hey, Ellie. I think we found something. Let's go see what it is. Hey, I bet this goes all the way through. Give me a hand with this. Il cadavere accanto alla bottiglia di alcol. Molto emblematico. All right, same time. Come on, let's do it. Ah, che bello, andiamo nelle fogne. All right, come on, kids, go. You go in. Okay. Hey, flashlights out. Sam, stay get close. Someone's finally learning. Oh, great. Stavo pensando questo. In questo mondo i Cordyceps hanno trovato il modo di attaccare il cervello umano. Chissà se hanno attaccato anche altri animali. Immaginate, che ne so, un orso reso ancora più incazzato, aggressivo, eccetera, eccetera. Da sti cosi. Joel, we should see what's over here. All right, we'll check this side out. I'm not a fan of this place. Me neither. We ain't got much of a choice. Chissà anche se ci sono altre varianti di Cordyceps sugli umani, intendo, oltre quelle documentate. Magari delle versioni che sono nate. Boh. Per via di particolari condizioni climatiche. If you can get it open, I can crawl through and clear that door. Oh, that is a big rat. Grazie signorina. Pillole. Pillole. Do you think they'll join us? All the way to Tommy's? Well, I don't know. We're just gonna have to see how everything pans out. Ha chiesto, credi che si uniranno a noi fin da Tommy?
Sono stato via per qualche mese, il mondo, bla bla bla. Il mondo ha fatto in fretta ad andare a puttane. No. Il numero limitato di entrate e uscite rende più facile difendere. Se qualcuno riuscisse a entrare, poi puoi sempre seminarlo nel labirinto. Non sarò forte, ma sono veloce. L'uomo talpa delle fogne. Auguratemi buona fortuna, Ish. Ah, quindi è riuscito a sopravvivere alla barca. La sua storia continua. Non so quanto sarebbe una buona idea, però. Rifugiarsi nelle fogne. Magari come cosa temporanea. Hey, this way! Looks like there's a path up ahead. Right here. Mm-hmm. Che bello. Can we get out this way? Non lo so, io giro valvole a caso nel frattempo. No, there's no way to reach that. That makes two of us. It's jammed. All right, Joel. How do we get across? I guess we gotta figure something out. Vediamo se indovino. Io dovrò inventarmi qualcosa. Some kind of track. Maybe there's a way we can use it. I can't reach it. Look, a generator. Da che parto? Dove? Cioè, io sto qui nell'acqua gelida fognaria. Almeno datemi feedback, datemi una mano. Ah, il generatore è lì, ok. Però non posso salire perché le braccine corte. Forse devo immergermi. Ah. Henry, give it a shot. Sì, magari esce qualche coccodrillo col cordyceps. Quella sembra la tana di qualcosa e non ci voglio entrare. Oh, fantastico. Sicuramente devo andare. Non ne ho idea. All right, see if that generator still got some juice. Here goes nothing. All right. Can't believe it actually worked. Yeah, don't jinx us. Ok, capito tutto. Sì, aspettatemi lì che io vado di là. Anche perché, come vengo io là sopra? Ah, mi viene, ok. Give me a hand. Sì, sì, aspettate un attimo. Andiamo prima di qua.
tutto qui? Ok. Lì dentro abbiamo un clicker. E... no, due clicker. Oh, shit. Stai calmo. E mi si è rotto. Se qui c'è sta stanza con due clicker, ne varrà la pena, spero, per gli sviluppatori. Quindi ammazza anche questo. Certo che provando a immedesimarsi, io non... non credo avrei i nervi saldi per avvicinarmi a un coso del genere. E affrontarlo, sapendo che può uccidermi così facilmente. Mettete che capita un clicker anomalo. Nel senso che ci vede. Ieri ho incontrato della gente... che non mi ha sparato a vista, incredibile, lo so. Abbiamo scambiato alcune provviste. Cosa serve sopravvivere se non è nessuno che rida alle tue battutacce? Domani andrò a cercarli, vedo se vuoi unirsi a me qui. Ish. Arrivo. I gotta say, I'm impressed with you too. We're pros at this by now. No, non c'è niente. What's up with this? You think there's people inside? Maybe. Are we really going in there? No other choice. Sul serio. Oh, it's a sound. What? It's a sort of alarm. I don't hear anything. Someone used to live here. Don't look like that's the case anymore. Who would stay in here? Someone thought they could keep the place up this safe. Regole della casa. Chissà se sono le regole di coso. Oh sì. Vabbè, è... sì, shorty, ok. È un mini shotgun. Ma insomma, un'arma un po' superflua. Oh, awesome. Calm down. Ah, palla. Oh, hey, did you see that? Let's keep it down, buddy. Okay. Yeah. Sorry. Il raggio dell'esplosione ora più esteso. Aspetta, bombe? Ah, le bombe quelle, ok. Pilloline. Mi bastano per fare qualcosa? Al massimo. No. Altre 25.
Ah, conta come arma secondaria. Vabbè. Ma non erano sospiri di morte? Ok, forse mi sono mosso un po' troppo a cuor leggero. Lui fa da scudo umano, mi fa molto piacere. Io mi occupo del clicker. Oppure no. Oh, che cavolo. Vabbè, è un esercito per abbattere quello. Well, at least we know what happened to these people. Seeing how there was a clicker, they've been gone for a while. We keep moving forward. All we can do is hope there aren't any more of them. Doubtful, I know. Che dovevo fare? Dovevo rimettere un altro coso qua, non ho più il nastro. Munizioni revolver. Per dove si prosegue? Questa è la lavanderia. No, coso viveva qui da solo. Per i fatti suoi. Penso che queste siano altre persone. Probabilmente arrivate dopo di lui. Raccogli pioggia. Oh, interessante. Una roba molto intelligente. Non credo sia necessario leggere la nota. Permesso? Alle strette. Vediamo come gli è andato a finire. Siamo in trappola. Credo che gli altri siano tutti morti. Alcuni dei piccoli sono con me. Ci sono degli infetti che picchiano sulla porta. Non so per quanto a lungo resisteremo. Se Ish e gli altri sono vivi, forse riusciranno a raggiungerci. Ah, quindi lui è uscito con gli altri. Ok, però non era qui. Chissà come è andata a finire la sua storia. La storia di questi l'abbiamo capita. Se si arriverà a quel punto, farò in modo che sia una cosa veloce. Ok, Jesus. Ha ammazzato tutti i bambini prima di farsi fuori. Quanti bambini avevano qui? Hey, you think that leads out? Could be. It's too high for a boost. Maybe there's another way to get there. Non possiamo buttare giù sta cosa? Get back! Sam! Yeah, I'm cool. That was me. I must have triggered some kind of safety gate or something. Henry, see if we can lift this. Awkward. Yeah, I know. It's like every time. Clickers! No. What? Hey, this thing isn't budget, man. Just go. Get out of here. Sam, you stay close to him. Henry, we gotta fucking move. You keep him safe. Go. In realtà, loro dovrebbero fare rumore. Cioè, scusami, quei clicker sono di là. E gli stanno andando a... Sì, sì, ok, via d'uscita. Quei cosi sono lì. Stanno cercando di andare là. Sono attratti da rumore. C'è sta porta che... Non capisco neanche perché hanno provato a sollevarla. Cioè... Va bene. Picchiate qua sulla parete. I clicker si fermano qui e loro stanno più tranquilli.
Ovviamente conviene che se ne scappano da quella parte, perché quelli restano qua e... Vabbè, comunque lì era blocca. Scusa, ora che ci penso, loro dove sono andati? Lì non c'era niente. Oh, vabbè, spero abbiamo trovato una via. Wow, quanti materassi. Una marea di infetti. Stay by me. If I run, you run. Beh, sono tre. Non clicker. Cavolo, l'ha visto. Ma che... sei seria. Cioè, tu sei seria. Sangue freddo, sangue freddo. Venite, venite. Oh, con quanti soggetti abbiamo a che fare, santo cielo. Facciamo una bomba preventiva lì. Fatto bene. Molta attività. Venite, venite. Non vi temo. Ho proprio voglia di sparare un po', anche se è una richiesta stupida. Dovrei conservare le risorse. Ecco la mia voglia di sparare, quanto so bravo. Questa come estrema razio. Avanti il prossimo. Vorrei poter dire che ho proiettili per tutti, ma in realtà non è vero. Avanti il prossimo. È bello conservare risorse per poi sprecarle, ma almeno è divertente. Quanti siete di preciso? 1, 2, 4 all'incirca. Ancora viva, wow. 3, 2 se quella è morta lì. Ce ne sono ancora due. Esattamente. Una è molto lontana. E guarda quanto è lontana. Vai a quel paese. È un aiutino da ragazzino o no, eh? Mi sono voluto divertire. Il divertimento costa. Costa parecchio. Risistemiamo un po' tutto. E comunque valsa la pena, dai. Meno movimentato un po' le cose. Molotov. Bombettina. E a posto così. Non ho un'arma da corpo a corpo, però.
Vabbè, zona ripulita, posso pure correre come un demente adesso. Ah, accidenti, c'era la cura qua, sì, effettivamente non ci avevo pensato. Non gliene frega niente a nessuno. Là sopra non si sale. Ah, corpo a corpo. Credo anche di essere senza mattone o bottiglia, vabbè. È un po' un labirintino sto posto, No, ok, scherzavo, mi sembrava più esteso. Sì. But there were a lot of them here. People. Looks like it. Mi è capitata una mazza chiodata con doppio rinforzo. Che figata. Un po' di fortuna ogni tanto. Pure i bagni. Beh, un po' brutto vivere in condizioni del genere, ma almeno erano relativamente al sicuro. Sempre così per collezionare acqua piovana. Ben organizzati e attrezzati. Look at this place. It's like a classroom. Why couldn't they keep it safe? I nostri protettori. God knows they didn't deserve it. Danny e Ish. Chissà che fine ha fatto Ish. You think you can knock that ladder down? Yeah. Go ahead. Non farmela cadere in testa. Come non detto. Good job, kid. Oh! Sì, Ellie. Joel, that's them. Sam! Oh, thank God. We gotta keep running. Go, Sam! Run! Too many of them! Ellie, get away from the door! Allontaniamoci tutti dalla porta. Allora sbrigati. Io vado avanti prima degli altri, me ne frega niente. Insensibile figlio di puttana. C'è gente, io pure che mi metto a controllare per scrupolo, ma forse non è neanche una buona idea. Make it fast. Come on, Sam. You're not staying here. What about you? I'll be fine. Come on. Go. E non possono aprire? Get ready. Oh, cavolo. Ci sono più ingressi? Mi pare di sì. Sì, ma vengono tutti da lì comunque, quindi se faccio così... Sul serio? E che cacchio? 14 colpi solo per quella. Signorina, la prego. Ah,
i piccoletti ce l'hanno fatta. Fresh air. Look at this. Oh, are you fucking kidding me? Thanks for the warning on the other side, guys. So where's this tower? We're close. Come on, let's go. Hey, how you doing, little man? That was a close one, huh? Yeah, not one of our finest moments, but we made it out. Yeah. Ok, beh, innanzitutto non ha senso prendersela con loro che hanno lasciato il messaggio qui, perché ovviamente se hanno avuto problemi non è che hanno potuto attraversare tutta la zona piena di infetti, appunto, per fare la cortesia di scriverlo anche dall'altro lato. Quindi semmai uno può dire, wow che sfiga, siamo entrati dal lato dove non c'era scritto, ma uno non è che può prendersela con loro. E poi in realtà questi messaggi non sono sempre affidabili, perché se ci pensate, in un mondo del genere, un buon modo per nascondersi potrebbe anche essere quello di scrivere attenzione, infetti dentro. Che in realtà, regà, va da sé che per ogni edificio in cui uno entra potrebbero esserci infetti. Qualcosina qui fuori, qualche ricompensina, perché le risorse le abbiamo usate, eh. Anche un po' sprecate, ma mi sono dovuto divertire un pochettino. Facciamo molotov. Esplosivo. Sono a corto di lame. Però va bene. Andiamo così. Non ne ho presa nessuna, sul serio? Credevo di aver trovato qualche munizione. Hey, look at that. Yep, what I tell you, huh? Let's find a way around to it. What about you? How you holding up? Business as usual, right? When I was with Henry, I took out a couple of infected by myself. You'd be proud. Yeah. Ma io sono orgoglioso. Ah, di nuovo sto codice. Probabilmente si prosegue di là, quindi noi andiamo di qua. Un ingranaggio a terra. Pillole, credo. Oh, yeah. Totally. How did you end up here? Meglio non parlarne. Marlene asked him to take me to the Fireflies. You seem to get along well. Yeah, well, now I just boss him around. Nah. Isn't that right, Joel? Peccato che in realtà mi stai un po' sulle balle, ma evitiamo di dirlo, se no la gente chissà che scrive nei commenti. Vorrei vedervi a voi in realtà in una situazione del genere, in compagnia di una ragazzina così. Perché è facile dire, ah, ma è un videogioco. Sì, è un videogioco. E punta molto sulla storia, però, questo videogioco, signorini. Quindi è comodo dire nei commenti queste cose. Ah, ma è così adorabile, ma io andrei d'accordo con Ellie. Vorrei vedervi nella vita vera. Ad avere a che fare in un contesto del genere con una persona, una bambina. Con questo carattere. Continua a premere la freccia anziché la levetta. Voglio vedere solo se è coso. No, non è lui, chi se ne frega. What was this place like without infected? Can't even imagine it. Va bene, poetessa, andiamo.
just five when the cordyceps hit. My memory's pretty hazy, but I remember living in a neighborhood just like this. What do you remember? Barbecues. Parents, they would throw these crazy big barbecues, invite a ton of people. You know, I remember the smell more than anything. Weird. Qui non c'è niente. On site. Lots of friendly people lived here. First few months after the outbreak, they had a lot of loot. Everyone got paranoid. You remember any of that, Joel? Meglio non parlarne. Shit, I barely remember yesterday. Forse l'ha detto per evitare la conversazione. O magari davvero, siccome ne ha passate così tante, non ricorda più certe cose. Di sicuro ricorda ancora sua figlia. Ah, è la casa di... wow. Non me ne ero accorto. Che era possibile scendere. La vita è come le scale. Joel le scende e il marmocchio le sale. Ma quale casa, come cacchio sono combinate con queste scale? Boh. Labirintiche. Dai, Joel. Ok, non vuoi scendere di là. Femminuccia. You're gonna want to stay away from those. It's not like it is in the zone. These are wild. Let's do this. Dunque. Ah, è vero, ho il coso. Terzo attrezzo. Facciamo portata. Velocità di fuoco. Vabbè, tutto quello che posso. Poi questo gioiellino per velocità di ricarica. No. Aspetto il quarto coso. Velocità di ricarica non serve. Velocità di fuoco costa 40 però. Queste sono munizioni per ora. Facciamo il secondo shotgun, che comunque sembra avere delle munizioni sue. Facciamo capacità caricatore. Fare in culo. Aumenta la diffusione dell'arma quando fai fuoco. Non so quanto sia una buona idea. No. Velocità di ricarica anche. Proiettile perforante. I colpi sparati dall'arma possono attraversare le corazze. Oh, costa parecchio però. Cavolo, mi sono accorto tardi. Colpi sparati all'arma infliggono più danni. Vabbè, questa è la nostra arma, diciamo, da boss. Da distanza se necessario, ma preferirei utilizzare l'arco. Beh, teniamo così per ora. What is this? Oh, this is an ice cream truck. An ice cream truck? Yeah, Henry told me about these. They sell ice cream for the truck. What? No way, Joel. Serve che confermo?
Vediamo il piano di sopra. Oh, ste case sono enormi. Qualcosa nel balcone? Nope. Ah, scusate, premevo X anziché triangolo. Vietto del padre. Cara. Nome, non, vabbè. Mia assenza di tua adulta di casa, bla bla bla. Ciao. Questa è tutta una parte in cui si svaligia. Si fanno anche un po' di chiacchiere su com'era il mondo prima di tutto questo. Sta casa addirittura è a tre piani, rendiamoci conto. Un'altra nota noiosissima. Particella messaggera. No, aspetta. Ma sul serio? Sta casa... un albergo. Tutti sti piani. Cassaforte. Oh, da qualche parte ci sarà una combinazione. Regà, amen. Aspettate, magari è nel biglietto che ho appena... Oh, improbabile. Scatola di fiammiferi. Oh, ok, trovata, che culo. Qualcosa di bello, qualcosa di bello. Pillole. Le pillole ancora più dei componenti. Me ne mancano 5. In realtà credo che la distanza che ho vada bene. Però sto messo talmente bene con il resto. Ah, ok. Magari la salute è massima. Sì, non sarebbe una cattiva idea, ma facciamolo. Boosh. I'm a natural. Luck. No, was it? It was luck. All right, get out of here. You're getting cocky. Here we go. Tipo, ok, in questa situazione fare i bambini ci sta. Ma lì che ha raccolto il giocattolo. Ma dai, c'è spazio nello zaino. No. Devi tornare un attimo al piano da lavoro, perché con questi materiali che ho preso magari ci scappa qualche altro potenziamento. E sono molto rare le cose, quindi se posso approfittarne tanto meglio. Però abbiamo detto questo no, questo è al massimo. La pistola magari. Oppure conservo. Per quando troverò il prossimo... Sì, sì, mi sembra la cosa migliore da fare. Abbiamo finito. Qua pure è tutto bloccato. Fireflies were here. Yeah, by the looks of it. How are we gonna find him? I know a guy. A brother, actually. He was a firefly. Last I heard, he was in Wyoming. We get there, we find him, we find the fireflies. What do you say, you in? Sounds like a good plan, man.
Ok, per di qua. Capanno magari qualcosa? No.